Perché è così difficile ancora per noi cristiani? Ma come facciamo a imporre la nostra liturgia, la nostra teologia? Ma cavoli, capite come diventa fondamentale per le comunità cristiane nuove in Africa, in Asia, riflettere su Dio con la loro cultura, inventare la loro liturgia, la loro maniera di pregare diversa dalla nostra. Capite quanto è importante questo passaggio, ma soprattutto nell'abbattere la barriera. Non ci sono uomini, popoli eletti, sono tutti eletti da Dio. Dio in Cristo Gesù vuol bene a tutti, quindi ebrei e pagani che. E quando, notate, questo diventa immediatamente, adesso arriverò all'impero romano, sovversivo, lo capirete, notate immediatamente ci sono spie che arrivano, c'è gente, c'è Gerusalemme, la comunità che è preoccupata, cosa sta avvenendo ad Antiochia. Paolo non spacca, viene ad Antiochia con Barnaba e portano un greco, Tito, che è diventato cristiano, che mangia con loro e che non è stato circonciso. Viene a Gerusalemme e si confronta con le colonne della comunità. E alla fine Paolo dice: a me non è stato imposto nulla. E mi hanno dato la mano destra in segno di solidarietà. E non hanno neanche chiesto che Tito fosse circonciso. È l'accoglienza dell'altro, diverso da me. Ricco per me perché diverso da me. Notate che Paolo ha capito l'impero e sta proponendo che cosa? Ecco la ritraduzione del Vangelo sulle strade dell'impero romano. Paolo, cos'è che dice? Qui noi proponiamo un'altra maniera di vivere, che sia altro da quello che era l'impero. E qui permettetemi. Proprio perché Paolo, dopo il concilio, la conferenza di Gerusalemme, partirà per la sua grande missione e vi racconterò brevemente, ma permettetemi un attimo di collocarvi in questo periodo, insomma, nell'anno 50, l'impero romano. Notate che Roma era stata una repubblica fino praticamente al 31. Momenti drammatici sono state l'uccisione. Prima di tutto notate che Roma ha avuto questa enorme espansione. Notate per favore l'espansione è venuta con guerre a non finire. Pensate, mi sono letto in questi giorni gli studi sul De Bello Gallico di Giulio Cesare. In Gallia gli storici oggi calcano che in quel periodo nella Gallia c'erano 3 milioni di galli. Cesare ne ha uccisi 1 milione. Ne ha resi schiavi un altro milione, ne è rimasto uno. Questo era Roma. Il potere delle legioni romane. È un sistema veramente militare. L'ultimo periodo della Repubblica era un guerra a non finire. Erano tutti guerrafondai da Pompeo a Cesare, finché Cesare è fatto fuori, il 44. Suo nipote Cesare Augusto e insieme con Marco Antonio si alleano e lottano contro gli uccisori Bruto e Cassio, li sconfiggono a Filippi, una città importante ideologicamente, Filippi. E poi Marco Antonio se ne va con Cleopatra in Egitto, Cesare lentamente si prende sempre più potere a Roma finché è abbastanza forte da sfidare Marco Antonio, la battaglia di Anzio 31, la sconfitta di Marco Antonio, suo suicidio. E Augusto ha in mano l'impero. Lo farà con molta astuzia, lentamente si prenderà, perché sapeva molto bene l'atteggiamento repubblicano del Senato, eccetera, che non voleva saperne di imperatori o altro, ma lentamente diventa lui il princeps. E basterebbe leggersi ad Ansira, oggi la capitale Ankara della Turchia, quello che rimane del famoso res gestae di Augusto. Quei titoli che riceve Augusto, tutto è qualcosa davvero di incredibile, proprio lì è lui, il creatore di tutto, Dio da Dio, proprio tutti i titoli che riceve. Ma in Asia, notate, non a Roma, Roma se ne sta piuttosto attento. Notate, muore nel 14, successore è Tiberio, gli ultimi 10 anni Tiberio è un.
ha una paura talmente grande di essere fatto fuori che si ritira nell'isola di Capri e governa l'impero romano da Capri. Basta andare a vedere la Villa Iovis e capite cos'era Tiberio. Notate, Gesù è crocifisso sotto Tiberio. Guardate che Cesare Augusto, che sono gli storici americani adesso, dicono che i migliori servizi segreti mai inventati al mondo sono quelli inventati da Cesare Augusto. Avevano un controllo del territorio straordinario. Successore di Tiberio è Caligola, fatto fuori, durato pochissimo, fra l'altro al 37 al 42, pochissimo, è stato ucciso dal soldato che lui aveva violentato e lo ammazzerà colpendolo ai testicoli. Successore è Claudio, un uomo un pochettino migliore di Caligola, e il successore sarà Nerone, che diventa imperatore a 18 anni e sarà una delle figure più terribili della storia imperiale romana. E questo è il periodo in cui Paolo lavora. Notate che l'impero davvero è costruito su che cosa? Violenza. Paolo capisce il messaggio di Gesù. E cos'è che vuol fare? Tenta lentamente di costruire comunità alternative all'impero, ma alternative a tutti i livelli, anche economico. Notate che l'impero permette forse al 3% della popolazione. Al tempo di Paolo saremo sui 50-60 milioni, grosso modo, di gente nell'impero. Guardate che erano pochissimi i romani. Tutto il resto, il 40%, erano schiavi. Il resto era tutto in funzione di quei quattro gatti di romani, che avevano ricchezze incredibili. Quindi capite che razza di economia. Non era il capitalismo, era un capitalismo, se volete, primitivo, ma era tremendamente verticale, dove buona parte della base davvero soffriva indicibilmente. Soprattutto certe province, in particolare la provincia della Palestina. Non avete l'idea, oggi gli studi, finalmente abbiamo un sacco di studi sulla Palestina di Gesù del primo secolo, non avete l'idea dell'oppressione. Ricordatevi che Roma tirava il sangue dai poveri attraverso le tasse, tasse esorbitanti, che venivano poi non raccolte dai romani, venivano raccolte da chi offriva di più a raccogliere le tasse, e quindi capite che razza di situazione ci stava sotto. L'imperialismo romano si giocava, se tu non avevi, dovevano pagare le tasse in natura, erano contadini, se non avevi più grano o altro da dare, dovevi vendere il tuo campicello, se non avevi già venduto il tuo campicello, dovevi vendere te, la moglie e i figli in schiavitù. Questo è il giro di boa. Paolo incomincia ad annunciare sulle strade dell'impero un'altra maniera di vivere, e fonda che cosa? Comunità. Ne fonderà in Asia Minore, Galazia. La Galazia vengo dai Galli, ricordate tutto questo, sotto i Galli con Roma. Poi passa in Europa, fonderà la comunità di Filippi, poi dove è perseguitato e deve scappare, la comunità di Tessalonica, dove dovrà scappare, andrà a Corinto. Guardate, importante la scelta delle città in Paolo, va nelle città e viaggia sempre su queste strade romane. Corinto era il più grande porto dell'impero romano, con 250.000 abitanti, in buona parte schiavi e prostitute. Ed è lì dove Paolo fonderà una delle sue comunità che gli daranno filo da torcere, ma anche una delle comunità interessanti da studiare. Notate, Paolo dopo questi anni, dal 49-50 fino al 51-52, fa tutte queste fondazioni. Poi ritorna ad Antiochia, dove è partito per 2 anni, poi passerà per 3 anni ad Efeso. Efeso è la Roma d'Oriente. A Efeso è di uno splendore incredibile. Provate a pensare al Tempio di Diana, una delle meraviglie del mondo proprio. Oggi lo stanno riprendendo molto bene, il Tempio di Diana, bellissimo. Notate, Paolo lavorerà per 3 anni ad Efeso, e ad Efeso incomincia ad avere i problemi. Problemi con le comunità. La comunità di Corinto che aveva fondato, fatta di schiavi, di prostitute, di povera gente, che avevano aderito al Messia crocefisso. Con l'arrivo di un altro evangelista, chiamiamolo così, Apollo,
facilmente dell'elite della città di Corinti sono entrate e incominciano ad entrare a Corinti gli ideali imperial romani, la ricchezza, i soldi, il potere, la scalata. Immediatamente Paolo scrive quella prima lettera ai Corinti che è di una durezza incredibile. Perché? Perché Paolo ha sentito che la comunità di Corinto stava tradendo e ormai lentamente adattandosi al contesto imperial romano, è sferzante. Provate a riprendervi il capitolo 11, è di una rabbia, è di un linguaggio talmente sferzante quando dice cosa? Sento dire che voi Corinti, quando vi incontrate per la cena del Signore, alcuni di voi arrivano presto e facilmente vanno nel triclinium, la vigna dove si può, quindi sono i ricchi, che vanno tre o quattro di loro e si pappano quasi tutto e bevono e spesso dice sono anche ubriachi. Quando i poveri arrivano devono accontentarsi di rimanere nel patio, fanno fame, non ha... E dice Paolo, questa sarebbe la vostra Eucaristia, ma andate a quel paese, andate a casa vostra, ma smettetela. Capite che il pasto comunitario dove si celebrava era un pasto per dare la possibilità ai poveri di vivere, era una possibilità economica. Paolo non ha fatto che riprendere quello che è il cuore del messaggio di Gesù in campo economico e in campo finanziario. Guardate che noi l'abbiamo radicalmente tradito questo messaggio in Occidente, ecco perché siamo nel disastro in cui ci troviamo. Notate, Paolo è durissimo, sarà altrettanto duro con i Galati, perché i Galati non è il problema del ritornare al giudaismo, adesso cominciamo a capire la lettera ai Galati. Il problema è che Paolo lo intuisce subito, perché queste comunità che lui ha fondato di Galli, fra l'altro, che l'avevano accolto, diventati cristiani, vogliono ritornare alla circoncisione, ma non perché vogliono osservare la legge, ma chi se ne frega, ma perché circoncisi, ricordate i giochi, erano tutti fatti nudi, tutti si vedevano come erano conciati, cosa avveniva? Se tu eri circonciso, immediatamente eri un ebreo e quello è religio lecita. Ma l'avere, non essere circonciso, appartenere a un gruppo che Roma riteneva mezzo se, immediatamente diventa un problema. Paolo si arrabbia, cosa? Volete tornare indietro? Ah, non avete il coraggio di apparire per quello che siete, di sfidare il sistema. Guardate, la lettera ai Galati, la rabbia di Paolo è questa. Notate, dopo di questo ad Efeso, Paolo, Roma capirà benissimo quello che Paolo stava facendo. Non prendiamoci in giro su questo. Roma aveva un contatto con la realtà tremendo, conoscevano tutti i movimenti. Hanno capito dove Paolo stava parando. Ha qualcosa d'altro dall'impero. E allora Paolo, Luca non lo racconta mai questo negli Atti degli Apostoli, Paolo lo menziona solo tre volte e anche lì con attenzione. Notate che molti ritengono che la lettera ai Galati è scritta in codice per non farsi capire, perché capite come bisogna stare attenti in un sistema come quello romano. Notate che Paolo è incarcerato, legato a un soldato e condannato a morte ad Efeso. Come se la sia cavata non lo sappiamo. Sappiamo solo che la lettera ai Romani dice che Priscilla, Aquila e Priscilla hanno rischiato il loro collo per salvare la mia vita. Quello che sia avvenuto non lo sapremo mai. Sappiamo che da lì scriverà due bellissime lettere. Una a Filemone, per il suo schiavo. Lo schiavo di Filemone era, non si sa cosa è successo, o era scappato, ma aveva reso un servizio nella prigionia, in prigione a Paolo. Tanto non erano le nostre prigioni, eh? Se tu avevi qualcuno che ti dava una mano bene, se no morivi. Notate che questo schiavo l'aveva aiutato e Paolo l'aveva battezzato in catene,